Consigliere Saita, nel bilancio poco prima del Natale non poteva mancare anche una voce che riguarda proprio questa festività. In che senso? Ma nel senso che sempre più frequentemente sta accadendo questa battaglia contro il presepe, contro il Natale, e portando ad alibi la scuola laica. E allora ho voluto dimostrare che ci sono leggi dello Stato che riconoscono questa festività come riconoscono altre da un punto di vista civile, già dai tempi passati, dall'Ottocento, ma anche dalla Repubblica, con norme precise. La festività del Natale e della Pasqua sono riconosciute dallo Stato, come è riconosciuto il 25 aprile, il 2 giugno, piuttosto che altre festività. Quindi nell'ordine del giorno presentato che cosa si chiede? Ho chiesto finanziamenti a sostegno di questa cultura o di iniziative, proprio perché nella scuola dove si formano i giovani studenti che saranno i cittadini, dove si trova l'integrazione con ragazzi stranieri e quindi o extracomunitari o anche europei, il conoscere e capire queste radici cristiane che sono un po' un patrimonio culturale sia della nostra lingua con Dante Alighieri, con la Divina Commedia, con il Cantico delle Creature, consideri che San Francesco è stato anche l'iniziatore del presepio, se noi vogliamo parlare anche a livello europeo delle radici cristiane, tenga conto che da questo punto di vista la nostra letteratura moderna e molti altri aspetti, ma anche se vogliamo parlare delle delizie gastronomiche, bisogna ricordare i vecchi conventi che ci hanno mandato questa tradizione e che ci hanno anche portato la tradizione della cultura classica, quella ebraica, della per esempio notazione della musica. Quindi non capisco questo desiderio di trasformare il Natale nella festa dell'inverno o la Pasqua in quella della pace.